Se siete alla ricerca di qualche suggerimento su cosa fare nella capitale durante questo weekend, siamo qui per voi. Iniziamo subito con il dirvi che a Cinecittà World dal 26 al 28 di giugno c'è il campionato Stelle di Fuoco, ovvero la prima gara, il primo campionato italiano di fuochi d'artificio. Ogni sera, a partire dalle 22:30, due straordinari artisti si contenderanno la vittoria e si daranno battaglia con lo straordinario spettacolo di fuochi d'artificio nel cielo. Voi potete però arrivare tranquillamente prima perché il biglietto a partire dalle 15 del pomeriggio costa 15 euro. Le attrazioni sono aperte, quindi c'è la cine piscina, ci sono i food truck per mangiare straordinarie prelibatezze. Poi alle 22:30 gli occhi puntati al cielo e vi potete godere appunto questo straordinario spettacolo. Se invece non volete arrivare a Cinecittà World, quindi non volete prendere la macchina, vorrete restare più nel centro di Roma, beh, riaprono le arene estive, lo abbiamo già raccontato. Ebbene, ha riaperto il Cinema Tiziano a Via Guido Reni, l'arena all'aperto, ha aperto i battenti il 20 di giugno, resterà aperta fino al 20 di settembre e questo weekend vi propone due straordinari film, il 26 e il 27, La Dea Fortuna di Ferzan Ospetek alle 21:30 e invece domenica grandissime risate, grandissimo divertimento con Checco Zalone e il suo Tolo Tolo. Lo spettacolo è sempre e solo alle 21:30. Spostandoci in un'altra zona di Roma c'è l'Arena Nuovo Sacher che apre le sue porte, la sua programmazione il 27 di giugno e resterà aperta fino a fine luglio. Il 27 e il 28 potrete vedere L'Ufficiale e la Spia, il film di Roman Polanski, veramente straordinario e che merita assolutamente di essere visto. Ma perché non gustare un buon gelato prima di andare al cinema? Magari assaggiare un gusto particolare e gratuitamente. È possibile. Tutto grazie alla gelateria Bistrò, ovvero Gelato Dessei di Geppi Sferra, perché ogni sabato, se vi presentate lì puntualissimi alle 18, potrete assaggiare un gusto straordinario, scelto e che varia ovviamente da fine settimana a fine settimana, gratuitamente. Il 27 di giugno è la volta del limone di Sorrento. Quindi prima passiamo lì e poi tutti al cinema magari. Ma non finisce qui perché il Gelato Dessé lunedì 29 giugno, in occasione di San Pietro e Paolo, propone un menù straordinario. Tornano infatti gli appuntamenti di una volta a settimana dove il gusto del gelato e il gusto di alimenti salati, cibi salati, si incontrano e vengono fusi insieme. Ad esempio, lunedì, appunto in occasione di San Pietro e Paolo, verrà proposto pollo con peperoni e gelato al fior di latte. Per dirne una. La cena, ovviamente, a base di gelato, conta un antipasto, un primo, un secondo e anche un dolce, le bevande sono escluse e il costo è di 25 euro. E questo è quello, insomma, come si presenta il piatto. Direi che, insomma, l'acquolina assolutamente, viene, soltanto a vederlo. Non volete neanche questo? Preferite, fare un'altra cosa al 29? Torna un grande evento atteso, una boutique a cielo aperto, ovvero torna il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, una vera e propria boutique a cielo aperto dove c'è tutta la qualità del Made in Italy, dell'artigianato, dalla pelletteria al cashmere, ai tessuti, tutto questo sul lungotevere di Testaccio in prossimità del piazzale dell'ex mattatoio. Dalle 8 alle 19 potrete, insomma, fare shopping o comunque andare a vedere che cosa propone il Made in Italy. Assolutamente da non perdere. Lo so, vi abbiamo un po' portato a giro per la città, vi abbiamo fatto fare il giro de Peppe, ma voi lo sapete perché si dice così? E soprattutto siamo certi che questa sia tutta la frase originale? Ebbene, Peppe è vissuto veramente? Vi rispondo immediatamente a tutte queste domande. Allora, innanzitutto la frase si compone di un altro pezzetto. Infatti, non è soltanto Ergiro de Peppe, ma è Ergiro de Peppe intorno alla rotonda appresso alla Reale.
Ma chi è Peppe? È esistito? Certo che è esistito, è anche un personaggio molto conosciuto perché si tratta di Giuseppe Garibaldi. E la rotonda che cos'è? La rotonda è il Pantheon. E infine, alla Reale, di che si tratta? Era il corteo funebre per Vittorio Emanuele II di Savoia. Che cosa è successo quindi? Come è nato questa frase, questo detto che noi usiamo tanto spesso? Era il 9 gennaio del 1878. Muore Vittorio Emanuele II e vengono realizzati i suoi funerali. Il corteo funebre avrebbe dovuto fare due giri intorno al Pantheon per dare modo a tutti i cittadini di salutare e rendere omaggio alla salma di Vittorio Emanuele. È arrivato Garibaldi che si è accodato proprio a questo corteo invece di unirsi alle autorità sul sagrato, sull'entrata del Pantheon. E quindi tutti hanno notato che Garibaldi si è fatto questi due giri, come dire, un po' inutilmente, ed ecco quindi che è nato il detto fare er giro de Peppe. I nostri suggerimenti per questo weekend terminano qui, ma se volete essere sempre aggiornati su quello che accade nella capitale, la soluzione è molto semplice. Potete iscrivervi alla nostra newsletter. Farlo è semplicissimo, basta andare sul sito di FanWeek, cliccare nella sezione Roma e troverete proprio una casella dedicata alla newsletter. Inserite lì la vostra email, il vostro indirizzo email e riceverete in questo modo una mail dettagliata con tutti gli eventi che si terranno nella capitale. Siete invece degli organizzatori? Volete quindi segnalare un evento? È possibile anche questo, anzi, fatelo! Sempre nella sezione Roma, sopra il box dedicato alla newsletter, c'è proprio la possibilità di inserire un evento e quindi farlo apparire sul sito e segnalarlo così a tutti quanti ed essere poi inseriti nella nostra mailing list. L'appuntamento di oggi finisce qui. Io vi do appuntamento con ore 15 speciale Roma a venerdì prossimo. Ciao a tutti, buon weekend!